Benvenuti ad un nuovo episodio. Premessa, prima di introdurre l'ospite, la puntata ovviamente è dedicata a Star Trek. Non è solo per i fan. Come al solito qui alla Biblioteca del Gatto Rosso, il discorso è anche per chi non conosce quello di cui stiamo parlando, quindi ci sarà un'abbondante introduzione su Star Trek, in particolare TNG. E poi il punto focale sarà una cosa che né a me né all'ospite è piaciuta, cioè l'ultima serie di Picard, che è sostanzialmente, grosso modo, una sorta di proseguo sulle vicissitudini del capitano, ormai ammiraglio, in teoria in pensione, Picard. L'ospite di oggi è Emiliano, del Nascondiglio del Nerd, che è un canale sulla piattaforma Viola, quindi stiamo parlando di TV, e che si occupa fondamentalmente di cinema, giusto? Cinema e serie televisive. Ok. O tutto quello che riguarda la cultura nerd, anche un po' videogiochi e fumetti. Fumetti meno. Ah, se vuoi di pure, insomma, quando trasmetti, quando streami. Allora, abbiamo l'unica rubrica permanente è quella domenicale, che è appunto la rubrica delle news cinema e serie TV. E durante la settimana ci sono vari appuntamenti, di solito un paio, più sul gameplay, portati da altri ragazzi che fanno parte della crew del nostro canale. Ok, entrambi appassionati di Star Trek, tu più di me sicuramente. Possibile. Entrambi abbiamo visto tutto, credo. Concentriamoci però su alcune cose, perché Star Trek dagli anni 60, insomma, ad oggi ha prodotto una quantità di serie, di stagioni enorme e di film. Quindi ci focalizziamo su Picard, che è un po' oggettivamente il capitano meglio riuscito, lo possiamo dire? È sicuramente uno dei migliori personaggi di tutta l'ambientazione di Star Trek. È il capitano, personaggio meglio riuscito, perché è il più approfondito. Non è il mio preferito, però è sicuramente il capitano meglio riuscito e meglio scritto. Cronologicamente è il capitano che viene dopo, nelle serie TV, a William Shatner, che è quello storico della serie originale. Di TOS. Esatto. Però ci sono tanti anni in mezzo, circa, se non erro, una ventina tra la fine della serie originale e l'inizio di TNG. Sì, perché è dell'88, 87-88 credo la prima stagione di TNG in America. Credo sia 88. E in Italia è arrivata pochi anni dopo. Vabbè, le tematiche e l'approccio è molto diverso, molto. È essenzialmente una serie matura TNG rispetto a quanto la serie classica fosse una serie improvvisata, con però delle tematiche che comunque ci sono sempre state e sempre ci saranno, quella dell'integrazione, della non belligeranza, che ci sono sempre presenti in tutte le serie di Star Trek e in tutte le ambientazioni. Sì, Star Trek si basa molto su un'utopia di questa federazione in cui la Terra si è ripulita dal punto di vista dell'inquinamento, dell'ambiente, andiamo tutti d'amore e d'accordo. Probabilmente parliamo anche tutti la stessa lingua, non si è mai ben capito questo, però credo. Vabbè, c'è il traduttore universale, non credo sia quello il problema. E si sono create relazioni con altre civiltà aliene. Nell'ottica, ricordiamolo, perché va nominata, credo, la prima direttiva, perché è importante, ci serve adesso. Beh, la prima direttiva dice che non bisogna mai interferire con l'evoluzione di una specie che non è ancora arrivata a viaggiare a velocità curvatura, sostanzialmente. Quindi fino a che una specie non è pronta per incontrare altre razze, e il segno che è stato stabilito è la scoperta della velocità curvatura, non bisogna interferire con il progresso, perché ciò può danneggiare l'evoluzione della specie e renderla non quello che è degna di essere. Come se i vulcaniani l'avessero fatto con gli umani avrebbero ottenuto sì la curvatura prima, ma non erano pronti e probabilmente non si sarebbe verificato quello che è successo, cioè la federazione dei pianeti unini. Esatto. Allora, Picard, grande attore, Patrick Stewart, attore shakespeariano, e Shakespeare periodicamente viene nominato durante tutta la serie. Altro, diciamo, compagno che a volte diventa un po' la spalla comica è Data, Brent Spiner. L'androide. Esatto. Abbastanza coraggioso, se uno ci pensa. Ogni serie di Star Trek ha il suo personaggio caratteristico e particolare. Nella serie originale era Spock, nelle serie che verranno in Voyager sarà 7. Non voglio nominare
per niente le altre cose, a parte di S9, dove invece ce ne sono un sacco, però forse il più particolare di tutti è Odo. Sì. Anche se Quark io, insomma, lo metterei sempre. È vero. Comunque, rimaniamo focalizzati. Brent Spiner, anche lui per fare Data è sempre stato perfetto, un attore scelto incredibilmente. Rispetto a Patrick Stewart parliamo di un livello decisamente diverso, però per fare il tipo di personaggio che era asettico, privo di espressività facciale, era ben riuscito. È un personaggio che a me è sempre piaciuto, Data, con tutte le sue imperfezioni, perché essendo un androide non prova emozioni ma vuole provarle, c'ha questo contrasto. È un personaggio ben scritto, sicuramente insieme al capitano e al primo ufficiale sono i personaggi meglio scritti dell'equipaggio di TNG, dove tutto l'equipaggio che ci viene presentato è ben scritto. È ben scritto. Sì, sì, sì. Forse il peggiore è il piccolo Wesley Crusher. Esatto, esatto. Che fortunatamente a un certo punto sparisce, però, quindi... Sì, è questo. È proprio un pischello, perché lui all'inizio è. Sì, nemmeno piccolo, all'Accademia sta. Però quando c'è, sembra che il destino dell'universo ogni volta dipenda da quello che fa lui. Esatto. Ed è fastidioso. Molto fastidioso. E tant'è che chi ha visto The Big Bang Theory ci sono battute ricorrenti su Crusher. Altro personaggio fondamentale, che però non è parte dell'Enterprise, l'Enterprise è la nave capitanata appunto da Picard, è Q. Questo Q che compare fin dal primo episodio. È uno degli antagonisti. Non lo chiamerei un nemico, perché non è un nemico di Picard. È un antagonista, è un... questa entità onnipotente, onnisciente e qualunque cosa. Cioè, è onnipotente. Cioè, sì, potremmo quasi chiamarlo Dio. È una specie di Dio, però fa parte di un collettivo, quindi non è l'unico. All'inizio non si capisce bene per quale motivo decide che deve interagire con Picard e lo sottopone costantemente a delle prove che però Picard, essendo in quei casi spesso preso come il campione dell'umanità, uno dei migliori esseri umani in quel momento presenti, riesce quasi sempre a superare e stupisce questa entità, che a fine dei TNG c'è quasi un rapporto di amicizia, soprattutto da parte di Q verso Picard più che di Picard verso Q. Picard lo quasi compatisce Q, perché ha capito che Q si sente solo. Tutto questo poter fare ciò che vuole non lo rende felice comunque. A Q piace interagire e questa sua onnipotenza lo limita in questa cosa. E all'inizio però Q è molto scettico nei confronti dell'umanità e pensa che siano un branco di pippe, di turistelli dello spazio. Tant'è che a un certo punto, per dargli una lezione, li spara in una certa zona dello spazio in cui dice: guardate che qui, ecco, non potrete fare tanto gli spavaldi. E incontrano in questa zona dello spazio incontrano la più grossa nemesi di Picard e della federazione stessa, i Borg. Chi sono i Borg? I Borg sono, allora, sicuramente sono il più grosso nemico che la federazione ha affrontato e dovrà affrontare perlomeno per il momento, e è questo alveare di soggetti, non so come definirli, perché chiamarli entità non va bene. Esseri senzienti, per lo più umanoidi. Sì, la maggior parte sono umanoidi, sembrerebbero, la maggior parte normalmente sono umani, perché gli attori alieni non esistono e abbiamo sempre questo piccolo problema. Però diciamo che non distruggono le civiltà che incontrano, le assimilano, cioè prendono i tratti caratteristici di queste civiltà e di questi esseri che loro incontrano, che ritengono validi per la sopravvivenza, e li inglobano nella loro razza, sì, nel loro essere. Vivono con una mente alveare e si adattano in continuazione a qualunque tipo di arma e sono una minaccia piuttosto... Quando vengono sparati per la prima volta, che Picard li vede, si rende conto che non sono affrontabili dalla Federazione nel momento storico in cui sono tecnologicamente superiori, numericamente superiori e mentalmente superiori, in quanto milioni di menti pensanti allo stesso momento. Esatto, possono comunicare contemporaneamente tutti quanti, quindi quando un Borg viene ferito da un'arma della Federazione, tutti gli altri
hanno l'analisi dati di quell'arma. Sì, si adattano e cambiano gli scudi in tempo reale. È un... sicuramente è la minaccia più grossa che c'è in tutta Star Trek, infatti in tutte le serie successive almeno una volta... Esatto. In qualche modo i Borg li incontrano. E a capo dei Borg c'è la regina. C'è la regina Borg. Se volete e non conoscete già Star Trek, credo che un ottimo punto di partenza sia un film che sicuramente è più contenuto di 7 stagioni, ed è Primo Contatto. Sì, è sicuramente dei film vecchi di Star Trek uno dei migliori per introdursi al mondo di Star Trek, in cui c'è proprio... come ci sono come antagonisti i Borg e tutta la questione appunto del primo contatto tra umani e vulcaniani. Quindi può essere un ottimo punto di partenza per chi non ha visto la serie. Vabbè, oggigiorno la serie, chi è appassionato sicuramente se la mangia, chi è abituato ai nuovi formati di serie TV potrebbe trovarla un po' faticosa, perché sono stagioni lunghe da 26 episodi, tranne una stagione che è da 22. Esatto, 7 stagioni. 7 stagioni, quindi è tanto lunga. E il formato, appunto, sì, ci sono, è vero, degli elementi di continuità di in ogni singola stagione, soprattutto. Però non c'è quella continuità forte, quella serialità forte che troviamo oggi, che c'è ad esempio in Picard. Sono chiaramente delle serie a trama verticale, non orizzontale. Hanno una lassa trama orizzontale per ogni stagione, ma dico sempre che Star Trek, o cominci coi film, se ti devi appassionare con le serie adesso è molto complicato, perché sono fuori formato in tutti i sensi. Lo stesso discorso di vedere la serie, le puntate sono lunghe, ma spesso sono solo discorsi, solo diplomazia, solo politica, solo le regole della federazione. Detto così sembra noioso, ma se tu entri nel mondo riesci a capire tutte queste cose e ti appassiona, e capisci anche che la scrittura dei personaggi e i dialoghi che ci sono sono ottimi, oserei dire, per l'epoca. Ma altrimenti da zero io credo che un ragazzo molto giovane o è un appassionato di fantascienza, oppure difficilmente dalla serie, anche come TNG, o sai, forse paradossalmente dalla quarta stagione in poi DS9 potrebbe essere la serie che fa appassionare di più, perché c'è più azione. È vero, c'è tutto il tema della guerra col dominio, gli schiaffi volano, esatto, manco poco, e quindi il ritmo è decisamente più incalzante. E poi la trama orizzontale è un po' più marcata, poco, ma comunque c'è di più. Le sì. puntate sono spesso più collegate, ci sono meno puntate buttate così. Di riempiticcio, diciamo. Esatto, che... in Star Trek non so di riempiticcio le puntate così, spesso so puntate che ti danno focalità su un punto, su un perché la federazione ha fatto quella scelta, su una razza che tu non conosci ancora. Ricordiamo ad esempio una puntata bellissima e anche abbastanza delirante che si chiama Darmok, in cui l'Enterprise incontra una civiltà con cui non riesce a comunicare, perché il traduttore universale restituisce sì delle frasi, cioè traduce, ma non c'è senso tra le varie frasi. Poi si scoprirà perché questo accade, però la cosa fantastica è questo tentativo fino all'ultimo da parte del capitano di questa civiltà che non mi ricordo come si chiama, e non me lo ricordo nemmeno, di comunicare a tutti i costi e non arrivare allo scontro, che è un tema fondamentale. Sì, ogni capitano di Star Trek, di ogni serie di Star Trek è un po' diverso, e sicuramente Picard è quello che tende a essere il meno aggressivo di tutti e a cercare il conflitto meno di tutti, anzi è sicuramente il più grande diplomatico della federazione, sì, perlomeno vivente in quel momento. Poi specialmente si vede il contrasto dopo la serie originale, in cui il scusate esatto, esattamente. Dunque, tanto ha avuto successo il nostro Picard che hanno deciso in tempi recenti di farci una serie apposta. Ah, i personaggi fondamentali credo che li abbiamo nominati... ah, 7 di 9, scusa. Dobbiamo approfondire 7 di 9, che fa parte di un'altra serie, che è Voyager, altre 7 stagioni, e in cui ci stanno tanto i Borg. Sì, tantissimo, perché è una serie che si svolge
non proprio in contemporanea, ma quasi, si svolge l'inizio di Voyager più o meno dopo la metà di TNG, temporalmente, quindi si accavallano per un po', e la Voyager viene sparata nel quadrante Delta, dove è pieno di Borg sostanzialmente e di minacci, dove loro non sanno niente perché è dall'altra parte della galassia, sostanzialmente è inesplorato. Già sempre noi andiamo verso zone inesplorate dello spazio, ma che stiamo proprio dall'altra parte della galassia. 75 anni di viaggio ci vogliono per tornare indietro, ce ne metteranno un po' meno fortunatamente, ma... E lì scopriamo il primo personaggio Borg della Federazione, il primo Borg che entra a far parte della Federazione. Ma spieghiamo anche un attimo come ci entra, perché è una storia un po' lunga. Ok, riassumiamo. I Borg a un certo punto trovano pane per i loro denti, cioè vanno a rompere le scatole nel tentativo ovviamente di assimilarla, una specie che si rivela 8472. Esatto, completamente impermeabile ad ogni tentativo di assimilazione, anzi picchia di brutto i Borg, e troviamo in un episodio i Borg addirittura in fuga. E non si era mai vista questa cosa. Sì, l'episodio comincia con, mi pare, 10 cubi Borg che sfrecciano vicino all'Enterprise a massima curvatura. Sulla Voyager, a massima curvatura. Sulla plancia si domandano che cosa potrebbe far scappare 10 cubi Borg, invertono la rotta e a massima curvatura anche loro. Esatto. Dopodiché si scopre un po' il motivo di questo fugone, e anche perché l'equipaggio della Voyager poi incappa nella specie 8472 e ci scorna male, quindi in qualche modo è costretta a risolvere il problema, e siccome è insormontabile decidono proprio di fare una cosa apparentemente suicida, cioè tentare un'alleanza con i Borg, ovviamente temendo che i Borg cerchino un'assimilazione da un momento all'altro. La puntata è molto bella, io credo che si possa anche vedere, si chiama Il Patto dello Scorpione, sì. Probabilmente anche, sì, doppia, anche fuori dal resto della, si capisce insomma. Se c'hai un minimo di conoscenza di Star Trek la puoi vedere tranquillamente senza aver visto niente. Ok, nel tentativo di fronteggiare questa specie 8472 alcuni Borg rimangono isolati dalla collettività. Che succede? Erano finiti sulla Voyager per implementare sostanzialmente un po' la tecnologia umana, esatto, perché era un po' troppo una pippa. Quindi la Voyager, dopo insomma varie vicissitudini, si ritrova con questa Borg che è rimasta così lì da sola. Ovviamente è una tragedia dal punto di vista dei Borg, perché sì, questa era un'umana che diciamo non è mai stata assimilata di sua spontanea volontà. E nemmeno completamente era stata assimilata ancora. È vero. Però rimanere isolati dalla collettività è drammatico, è come davvero un insetto che rimane fuori, buttato fuori dall'alveare. Quindi c'è un grosso lavoro per cercare di stabilizzare anche la mente di questa 7 di 9. 7 di 9 che è un numero seriale, perché i Borg non hanno nome. La designazione. Esatto, una designazione. Alla fine il fantastico dottore, qui non approfondiamo perché sennò divaghiamo troppo, però riesce sostanzialmente a far pian piano e a fatica riacquistare l'umanità a 7 di 9, detta altrimenti, cioè quando era umana, Annika Hansen. È una fantastica Jerry Ryan con una tutina incredibile. Esatto. E che partecipa ovviamente a Picard. Però non è, di fatto poi lei quando ritorna sulla Terra, diciamo che la Federazione non è proprio così accogliente, no, diciamo, perché questa no, è sempre una Borg, e quindi non viene integrata nella flotta, insomma, nella Federazione. Allora, Picard, la serie scorsa, vabbè, passiamo oltre, tanto i temi e le storie sono abbastanza indipendenti, sì. Quindi ci concentriamo di più su questa e gli diamo giù con l'accetta, perché è una delle cose più brutte di Star Trek mai fatta, non solo col personaggio, uno dei personaggi più belli. Sì, e c'ha la colpa di essere la serie più brutta di Star Trek, nonostante Star Trek Discovery. Esatto, esatto. Star Trek Discovery è una, sì, delle serie nuove che idealmente vorrebbe riprendere Star Trek per come era un tempo, quindi esplorazione nello spazio, rapporti della Federazione con altre civiltà. L'ho nominata solo perché è lo stesso sceneggiatore. Beh, è uno degli sceneggiatori di Boris, evidentemente. Sceneggiatore cane. Sì, esatto, esatto. Sì, esattamente lui. Vabbè, allora questa serie qui, Picard, vuole riprendere un po'
i personaggi più emblematici di TNG e anche di altro Star Trek, perché vengono nominate tante cose. Quindi non rivediamo tra i vecchi solo Picard. Ad esempio, nella prima stagione, se non ricordo male, c'era una comparsata di Jonathan Frakes, che era il... C'era William Riker. William Riker, sì, il primo ufficiale. E nel frattempo Picard è diventato ammiraglio, ovviamente, ma questo già lo sapevamo da DS9. È andato anche in pensione, perché c'ha un'età, giustamente. Si è fatta una certa. Però, oh, non c'è niente da fare. Ci sono sempre dei problemi che lo richiamano in campo e c'è qualcuno che lo cerca. Sempre a lui poi cercano, incredibile. Esatto. E quindi a un certo punto appare sta anomalia nello spazio, in mezzo al niente, così. Sì. Tachioni e radiazione di Hawking. Ed è verde sta anomalia, che quindi già ci fa sospettare, perché il verde è il colore del Borg. E poi il verde non è mai bello, insomma, in mezzo allo spazio, il verde, insomma. Dunque emerge un segnale. La prima cosa che emerge è un segnale che, rielaborato, sembrano varie voci che chiamano Picard. Picard. Che famo? Chiamiamo Picard. Andiamo a cercare Picard. Picard, che nel frattempo c'ha un po' in ballo forse una tresca con una romulana. Esatto. Picard novantenne, Sì. Però vabbè. Un po' la Mike Buongiorno questa cosa. Parecchio, però vabbè, ci sta. Vabbè, ok. Quindi Picard viene imbarcato su, vabbè, ovviamente una nave. Il capitano di questa nave è uno dei personaggi un po' più carini di questa serie, che è Rios. È forse il meno brutto. Sì. Nella prima stagione lui era sostanzialmente una specie di Han Solo, grosso modo. Che viveva su una nave da solo con delle copie degli ologrammi di se stesso. Esatto. Una delle cose più tristi che ho mai visto. Però, proprio a livello, cioè, emotivo, mi ha messo tristezza lui. Poi, entra nella federazione e diventa ben presto capitano, anche perché era un pilota molto abile, quindi... Sì, poi era zeppato da Picard, insomma. Certo. Cioè, ci mette una buona parola da Picard e fanno capitano ieri. Esatto. Ammiraglissimo. Quindi... E niente, portano Picard lì e chissà... Ed emerge da questa anomalia un qualcosa. Un asterisco Borg. Esatto, una definizione migliore. L'asterisco Borg, perché c'avevamo il cubo, c'avevamo le sfere, ma l'asterisco ancora non l'avevamo visto mai. Esatto. Io mi aspettavo un triangolo, invece no, mi hanno stupito con l'asterisco. Beh, il triangolo però era UFO molto vecchio stampo, quindi... Sì, vabbè, poi i grandi triangoli stanno su quell'altra serie con Star. Sì. Su Star Wars ci sono delle grosse triangoli. Sì. Ok, richiesta Borg di unirsi alla federazione. Vabbè, e già sta cosa lascia un po' interdetti, perché gli serve a quanto pare più potenza. Perché? Richiesta di teletrasporto, ovviamente stranegata. Però ovviamente i Borg bucano gli scudi, chiaramente, e si teletrasporta. Anche questa è una cosa molto inaspettata, da sola la regina. Se teletrasporta, no, la regina. A me quello mi sembra, se non so se tu hai visto Berserk. Il falco. Perfetto. Sì, esattamente. Hanno preso quello e l'hanno messo lì. Poi ci hanno fatto vedere che era la regina, ma quello è Femto. Sì, era coperta perché non bisognava spoilerare chi fosse. Sì, perché doveva finire la puntata e faccio la puntata dopo. Esatto. E sta regina, a quanto pare, inizia un processo di assimilazione della nave. Guarda un po' perché. Ma guarda che strano. E anche di quelle che erano aggiunte, che erano giunte in soccorso, perché hai visto, spuntano fuori Borg. E che fai, non ci mani almeno una settantina di navi? Esatto. Picard non sa più come uscire da questo impasse. Ovviamente provano a disabilitare, a sparare alla regina, ma ovviamente non funziona niente di tutto ciò. E allora che facciamo? Autodistruzione. Piuttosto che dare decine di navi della federazione e migliaia e migliaia di esseri... Milioni? Decine di migliaia di esseri umanoidi, ok, in mano ai Borg, e farli assimilare, ok, ci facciamo esplodere. Sì, beh, era la soluzione logica. Sì, l'unica soluzione. E infatti, senza codice, senza niente, attiva l'autodistruzione. Vabbè, però se lo fa manna bene. Ma chi arriva? Arriva Q. Così. Perché? No, arriva Q. E prende e spara alcuni di quelli che stavano sulla plancia, cioè i personaggi principali. Special character. Esatto, sì. In un futuro alternativo. Nell'universo specchio.
Sì, non lo chiamano così, ma di fatto è l'universo specchio. Quindi spieghiamo anche un po' cos'è questo universo specchio. È un universo alternativo, come hai detto tu, in cui sostanzialmente le cose sono andate più o meno all'opposto di come dovevano essere andate. Cioè, vige il totalitarismo, ricorda abbastanza un nazifascismo. Un nazifascismo, un nazionalsocialismo, chiamiamolo come mi pare, dove Picard è il più grande massacratore dell'universo e l'imperatore è Sette. Sì. Se non mi ricordo male. No, presidente. Qui mi pare che non c'è. No, l'imperatore è di là, è su Discovery. Perché sì, su Discovery però c'è proprio una cosa che chiama un universo specchio, che è uguale. Sì, sì, sì. E infatti. Ma è trama vecchia. C'era, non mi ricordo se c'era sulla serie originale. Sì, su Tosso c'è una puntata in cui Spock c'ha il pizzetto. Ah, ok. E quindi sì, è un tema ricorrente. Sostanzialmente la federazione nel più completo negativo. Sì. Invece di essersi alleata con le altre civiltà, le ha conquistate, le ha schiavizzate e tutto. E quindi è il peggio del peggio dell'umanità. Sì, esattamente. Solo che qui sostanzialmente i nostri personaggi, quindi Picard, 7 di 9, Raffi e la dottoressa di turno, Giurati, hanno le loro capocce di membri della federazione che però finiscono in questo posto che loro non conoscevano. Sì, esattamente. Poi credo che i corpi siano quelli del mondo dello specchio. E perché Sette non c'ha gli impianti. Esatto, esatto. Questa è l'unica cosa che mi porta a fare questo ragionamento. Sì. Quindi teste del mondo normale nel corpo dello specchio. Possiamo dire così. Sì, grosso modo. Vabbè, chiaramente sta cosa l'ha fatta Q. Perché l'ha fatta Q? È una cosa che va capita. E perché è pazzo Q nelle le cose di solito. Però sì, sta cosa la fa perché sta morendo. Esatto. E vabbè. E quindi? E quindi allora, poi in realtà c'è sempre qualcosa di personale con Picard. Però manca il raccordo tra quello che farà dopo, risolta la faccenda dell'universo specchio, e il fatto che lui ci rimandi nell'universo specchio. Io sta cosa non non è che mi è passata così liscia. Cioè, non c'ha senso. E l'intento di qua apparentemente è far sì che Picard e i suoi tornino indietro a un certo punto nel passato, e qui già si apre una voragine drammatica dal punto di vista della narrativa, per rimediare a un evento che avrebbe fatto sì che l'umanità prendesse questo corso nazifascista. Esatto. Un singolo evento. Che guarda caso riguarda chi? Un'antenata di Picard. Perché? Voglio dire, se potevamo far mancare il riferimento, cioè. Te pare. In tutto questo fanservice ci poteva mancare. Oltre al fatto che è il 21esimo secolo o il 22. È 2024. Sì, proprio. Quindi di qui a molto breve. Quindi sostanzialmente una missione spaziale che va storta. Questa René Picard, antenata di Jean-Luc, era un astronauta. In questo evento sostanzialmente lei non fa quello che deve fare nello spazio, e quindi la Terra e l'umanità diventano una chiavica. E vorrei far presente che Valerio ha detto che lei non fa quello che deve fare nello spazio, non per cercare di sbrigare, ma è perché quello che ti dicono, cioè tu non lo sai che deve fare, qual è l'evento che... non lo sai. Allora, non te lo dice mai. Forse tra le varie cose c'è anche riportare ad esempio dei batteri che consentirebbero di ripulire, che ne so, mari, aria. Però ecco, è un po' tanto fumosa questa cosa. Esatto. Ma tanto proprio. Non è che me lo spieghi bene. Cioè, voglio dire, se è il punto focale di tutta la stagione andava dettagliato molto. Esatto, molto, spiegamelo di più. Bene. Cioè, io voglio sapere esattamente che cosa deve fare questa tizia nello spazio. Cioè, ma è solo il MacGuffin ho capito. Spiegamelo bene, proprio perché se tu me lo spieghi bene... No, ma tanto più che quando Picard e i suoi vanno nel passato, adesso diremo come, c'è un antagonista che è Brent Spiner. Bisognava rimetterci Brent Spiner, data non ce l'abbiamo, e quindi ci inventiamo sostanzialmente un antenato dell'inventore di Data. Che l'inventore di Data si chiama Noonien Soong, questo si chiama Adam Soong. Tipo il nonno. No, nel senso molto nel senso, molto cioè sì era per far capire, insomma. Però questo tizio sostanzialmente a un certo punto viene convinto, anche un po' subdolamente, da Q a uccidere, di fatto a impedire a René Picard di partire, perché c'è questa vaga insinuazione che se lei torna da quella missione spaziale
Ah, caro Sung, tutta la tua ricerca verrà buttata nel cesso perché sarà preistoria. Però Sung, questa cosa, Sung è uno scienziato geniale dall'ego debordante e dai metodi non proprio ortodossi, per intenderci, lui clona ripetutamente la sua figlia per cercare di fare una certa cosa, ok? Quindi esatto. Non è proprio uno stinco di santo. Quindi abbiamo questo scienziato geniale con pochi scrupoli che però immediatamente si beve la storiella di Q. Subito. Subito. Senza porsi una domanda. Con quali prove? Ah sì, Q gli porta un campione di un liquido che, diciamo, è il liquido stabile che lui tanto cercava. Vabbè, ma la poi discussione sulla missione spaziale perché dovrebbe essere vera? Fammi affidasse. Famo affidasse. Cioè, sta serie è scritta così, un sacco di cose succedono. Dici, perché succede questa cosa? Deve succedere, perché è sì, così. Perché sì. Perché sì. Non c'ha grosse spiegazioni. Io, questo è uno dei grossi difetti di questa serie. In continuazione devo dire, ma perché? E tu, la risposta è perché sì. Esatto. Che è un ridicolo. Sì, soprattutto perché tempo di approfondire ce n'era, ma hanno approfondito veramente un sacco di stupidaggini. Allora, prima cosa, è vero che i vari personaggi in Star Trek sono approfonditi, ma mai ci sono drammi personali e soprattutto non è quello lo scopo. Quindi, per intenderci, quando ci sono un sacco di puntate su Worf, che è il capo della sicurezza Klingon, ricordiamo che sulla serie originale sostanzialmente i Klingon erano un po' i cattivi, gli antagonisti. E le puntate su Worf non sono solo finalizzate al dramma su Worf, ma servono anche per parlare dei Klingon, della loro civiltà, della loro cultura, dell'integrazione nella federazione. Il tema è molto più ampio. Qui ci ritroviamo con Picard che ha un dramma personale da piccolo, con la madre. Posso dire una cosa, scusa? Allora, Star Trek TNG è ambientata nel 24esimo secolo, mi sbaglio? Sì, esatto. Quindi Picard da piccolo, 23esimo, diciamo, proprio fine del 23esimo secolo può essere al massimo, no? Okay. Sì. Perché dovrebbe essere vestito come nell'Ottocento? Perché loro avevano questo bellissimo Chateau Picard dove e lui... E quindi si vestivano ottocenteschi loro? Non lo so. Ok. Sì, perché tutto poi il mondo di fuori è vestito in un altro modo. Vestito nel 23esimo secolo. Sì, esatto. Evidentemente, non lo so, gli piaceva così a Chateau Picard... Ecco, oltre ad averci queste bottiglie di vino dannata, anche averci ho dei problemi con i vestiti di questa serie, nel senso che loro quando arrivano indietro nel tempo, perché sulla Sirena, che è la nave con cui sono tornato indietro, hanno dei vestiti del XX secolo? Lo so che io mi faccio delle domande che non te le dovresti sì. fare, però cioè, sta lì, perché ci sono dei vestiti del XX secolo nella nave del XXIV secolo? Esatto. Qualcuno me lo deve spiegare? È una nave temporale? No, non era nemmeno, esatto, una... A parte che poi la federazione adesso cioè, ma prende e pialla tutto, quindi non c'ha motivo di mimetizzarsi o mettersi un costume. Cioè, dove va a pialla? C'hai il replicatore. Sì, esatto. Fammi la scenetta in cui me lo replichi il vestito. Sì. Io sono contento, ho visto il replicatore, hai fatto fanservice e nessuno si fa le domande. No. Ce l'abbiamo lì. Vabbè. E vabbè, c'è questo drammone personale di Picard. E c'è una trama così concentrata sul passato di un personaggio e fine a se stesso su Star Trek non c'era. È vero che a differenza delle altre serie, tutte le serie di Star Trek, non si chiama Star Trek ma si chiama Picard. E a qualcuno potrebbe dire è solo ambientata nel mondo di Star Trek e è una serie su Picard, va bene, ci sto. E allora però non me fai due puntate sul drammone pure de Rios, sul drammone de Raffi e Sette, e su Elnor che muore, e su quella con la principe, con la regina Borg, che è il personaggio più brutto mai scritto da sempre. Sì, cioè... Ah, c'è un fatto che questa serie è molto vittima di se stessa, perché una volta che Picard e i suoi riescono ad andare nel passato per sistemare questo problema, si scoprono anche un po' le intenzioni di Q, e alla fine Q... fa questa osservazione a Picard e gli dice abbiamo fatto tutta questa cosa perché tu eri bloccato nel passato, in particolare voi umani siete molto legati al passato, ma tu eri proprio bloccato nel passato. Però questa è tutta la critica che si può fare all'intera serie,
è mortalmente bloccata nel passato. Continuamente, cioè continui riferimenti a tutto ciò che è passato. Cerca in tutti i modi di accaparrarsi i fan di vecchia generazione, cosa che non era riuscita a fare Discovery. Esatto, però con dello stupidissimo fanservice. Ma proprio becero. Becero, quindi troviamo appunto Brent Spiner, giusto perché ce lo dobbiamo mettere. Perché mi serve Brent Spiner, esatto. Non perché mi serve per un personaggio, no, mi serve uno, mi serve un personaggio, lo faccio fare Brent Spiner, almeno la gente è contenta. Esatto. Poi, citazioni delle più idiote, tra cui alla fine Brent Spiner che viene in qualche modo fermato e sconfitto, però lui non si arrende e tira fuori dal cassetto un fascicolo con scritto Progetto Khan, che è riferimento, per chi non lo sa, al, se non erro, secondo film di Star Trek, L'ira di Khan. L'ira di Khan. Rispunta fuori, ma completamente a buffo, nell'ultima puntata, Wesley Crusher. Veramente a caso. A caso proprio. Quello proprio a caso, non c'ha un senso. Cioè, mentre il resto se ti arrampichi sugli specchi, capace qua, quello no, così. Così, a buffo completo. Giusto perché dobbiamo metterci Wesley Crusher che... Beh, ma perché magari doveva pagare l'affitto. Sì, non lo so. Probabilmente doveva pagare l'affitto e quindi ha detto, dico, devo pagare l'affitto sto mese. Ci rinfilano a tutti i costi un altro personaggio molto interessante di TNG, che è Guinan, la barista. Già, quello è un personaggio che io avrei sempre voluto rivedere, perché non l'hanno mai più fatto vedere dopo TNG, È un bel personaggio, poi era interpretato da Whoopi Goldberg, insomma, che a fare i personaggi sopra le righe non gli puoi dire veramente niente. Assolutamente. Anche l'attrice che hanno scelto per la stagione non mi dispiace per interpretare Guinan, e devo dire che tra tutti i personaggi che sono tornati è sicuramente il migliore. Sì, è vero. Questo non vuol dire che sia particolarmente bello, ma è sicuramente il migliore di per come è stato scritto. Perché si comporta come si comporterebbe Guinan, secondo me. Sì, sì, sì. Anche se qualcuno mi deve spiegare perché, dato che lei invecchia solo quando e come decide, la sua specie ha questo potere, come fa a diventare un Whoopi Goldberg della fine, però... Vabbè. Vai. Allora, qualche parola su come Picard e i suoi tornano nel passato. Allora, in una scena pubblica in cui ci stanno delle esecuzioni dei nemici pubblici di questo, non mi ricordo se era impero o quel che è, insomma, vabbè, c'è la regina Borg, anzi mezza perché è dalla vita in su. Però, diciamo, Picard ovviamente, questo Picard non è un assassino, quindi in qualche modo temporeggia con la scusa di un interrogatorio e sostanzialmente si scopre che la regina Borg può avere i mezzi, le potenzialità per effettuare i calcoli che servono per fare la manovra che li porterà indietro. Esatto, quindi fuga su una astronavetta, si fa questa manovra tra mille impicci e l'astronave piomba, se non erro, proprio nei pressi di Chateau Picard nel 2024. Sì, però la cosa figa è che in primo contatto, quando loro atterrano, fanno tutte le paranoie col sistema d'occultamento per non farsi vedere. Qui non, qui a terra, tranquilli. Cioè, i radar nel 2024 non c'erano. Non ci sono, nessuno si è accorto. Non c'è nessuno che guarda, che vede nuvole. Niente, nessuno ha visto niente. Una scia di un'astronave che è atterrata in mezzo a una foresta. Nessuno ha visto niente. I radar non hanno visto niente, ma la mattina quando ti svegli e vedi centinaia di alberi abbattuti, probabilmente. Due domande te le fai, secondo me. No. Assolutamente no. No. Quindi c'è sempre questo rapporto ambiguo con la regina Borg, che è rimasta da sola, tra l'altro, si è completamente isolata dalla collettività. E già, perché la collettività in questo momento sta nel quadrante Delta, quindi all'altra parte della galassia, e nemmeno le comunicazioni subspaziali Borg ci riescono a dare. Questo rapporto ambiguo di dipendenza dalla regina Borg, che è l'unica che potrebbe riportare tutti poi nel futuro. E qui accade una delle cose credo più imbarazzanti e ignobili della serie, perché ovviamente la regina Borg vuole fare il gioco suo, e cioè iniziare a rifarsi una sua collettività. Certo. La dottoressa Giurati si fa prendere un po' dall'ansia per evitare che una persona venga assimilata. Sostanzialmente spara la regina Borg, giocandosi così la loro biglietto di ritorno. Unica speranza di ritorno. Se non che la regina Borg c'ha il suo asso nella manica, sostanzialmente fa una mezza assimilazione, cioè riesce con i suoi tubicini
a... Tipo si fonde con giurati. Si fonde con giurati, cioè non si capisce troppo bene. Cerca però di prendere il suo corpo e anche la sua mente. E vabbè, quindi di nuovo abbiamo una regina Borg che riprova a fare una sua collettività. Una regina Borg libera, vestita... Libera. Da sera, sì. Un vestito rosso incredibile, bellissimo, e che va in giro per la città a distruggere tutto. Sì, e in parte la rifà una sua piccola collettività, però chiaramente con la tecnologia del 24esimo secolo. Quindi diciamo che sti Borg... Del 21esimo secolo. Sì, 21esimo, scusa. Sti Borg non sono troppo performanti, no. Però ci sono dei buchi comunque anche qui, perché a un certo punto... giurati insieme a Sung vogliono fermare a tutti i costi Picard, e quindi giurati assimila dei mercenari che aveva comprato Sung. Sì, la tecnologia è quella di adesso, quindi i Borg ad esempio uno scudo non ce l'hanno, non lo possono fare, però la mental dare ce l'hanno sempre, quindi al primo combattimento che c'è con la parte avversa loro dovrebbero già sapere tutte le tecniche di combattimento, arti marziali, dovrebbero sapere tutto. No, sono delle pippe schifose. Delle pippe schifose. Vabbè, perché sennò non potevano vincere, scusa. Dobbiamo nerfare anche i Borg. La cosa ulteriormente imbarazzante è come evolve la storia con giurati. Perché voi dite, ok, è diventata una regina Borg. No. 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 Magari. Magari. Ci sarebbe piaciuto. Che cosa diventa? Boh. Io non c'ho una definizione, veramente, stavolta sono in difficoltà. Diventa sta cosa che c'ha la regina Borg, è il corpo dei giurati, con la mente della regina Borg, con però giurati che ogni tanto scappa fuori e dice no, esatto, questo non lo puoi fare. Tipo con la coscienza, esatto. La regina Borg con la l'armadillo coscienza. Di Zero Calcare. Bravo. L'armadillo. Bravissimo. Di Zero Calcare. Sì, la regina Borg con l'armadillo di Zero Calcare. E quindi scopriamo che ci sono i Borg buoni. Cioè la giurati vuole prendere, andare per conto suo con la loro astronave nello spazio, però andare a prendere tutti quei poveracci pezzenti, emarginati, sfigati, e dargli una parvenza di società. E fare i Borg. I Borg. I Borg buoni. Non so come si possono chiamare. Quindi abbiamo i Borg buoni. No. No. Proprio no. No, non lo so, ci ho provato. No. No, hai preso e buttato nel cesso decenni di trama, 30, di 30 anni di Star Trek, così come... E quindi poi questa cosa non si sa nemmeno come si concilia quando loro ritornano nella loro continuity, perché poi il punto è che non è che si viaggia tra universi paralleli, qui veramente si viaggia sempre nel loro passato. Sì, beh, loro in questo momento stanno modificando il loro futuro, e questa è una cosa che io cioè basta, veramente basta, è un tema, un cliché della fantascienza abusato. Bisogna smettere di fare le cose con il tempo, di essere blasfemi col tempo, io lo dico sempre. Qui poi violano pesantemente le cose, perché la federazione c'aveva anche una cosa che si chiamava prima direttiva temporale, perché su un'altra serie c'era stata una guerra temporale addirittura su Enterprise. Sì. E quindi si erano dati parola di non modificare mai la continuity temporale. Ma ovviamente che fa uno dei nostri personaggi, che è il capitano della nave che si vede all'inizio stagione, cioè Rios? Ma decide semplicemente... Ma io mi fermo qui. Mi fermo qui, sto bene. Ma come ti fermi qui? Ho trovato una bella guagliona. Ma scusa, ma tu vieni dal 24esimo secolo, non ti puoi fermare qui? C'è, cioè, il casino mortale, non si può andare giù. Io mi fermo. Ma Rios non se può fare. Io mi fermo qui. E fermati qui. E vabbè. Cioè è ridicola sta cosa. Sì. Veramente. Sì, cioè, veramente è una cosa che... Cioè, tu lo sai che facendo quello rischi di distruggere il futuro di miliardi e miliardi di persone. Esatto. Non te lo puoi permettere. E poi in più vediamo un sacco, troppe presenze aliene nel passato. Che, allora, in alcuni episodi di Star Trek ci sono, ma sono cose veramente marginali. Tra cui l'Osservatore, che qui invece è troppo presente. Interferisce con la vita delle altre persone, e invece no, non dovrebbe farlo. Anche perché il tema fondamentale di Star Trek è appunto questa utopia in cui l'umanità ce l'ha fatta da sola, senza aiutini, bigliettini e aiuto del pubblico. Se l'umanità non ce la fa da sola, non diventa la federazione, e se non diventa la federazione non avremo il futuro ideale che c'è in Star Trek. E qui vediamo invece un'ingerenza piuttosto forte di un personaggio che segue molto da vicino le sorti di René Picard per far sì che la sua missione vada in porto. Anche se poi l'unico personaggio che veramente interagisce con René Picard per spingerla a fare quello che deve fare è Picard, che non dovrebbe essere presente. Esatto. Quindi torniamo sempre al solito discorso: se lui non torna indietro
lei non fa quello, se lei non fa quello però lui non può tornare. Sì, perché a un certo punto René Picard ha dei problemi psicologici in cui è convinta di non riuscire a portare a termine la missione perché le sue simulazioni fanno schifo. E quindi c'è bisogno di qualcuno che vada da lei, ci parli e le faccia un po' cambiare idea. E questo è la stimoli, che gli dia coraggio. E lei lo trova in un signore attempato che passava di lì e gli dice le cose giuste. Ora, che quel signore attempato che passava di lì sia il suo pro nipote è un altro discorso. E questo però è un po' un problema, secondo me. Perché torniamo sempre che al discorso che non si deve mettere mani avanti e indietro nel tempo, perché poi dopo a creare un problema narrativo è veramente un attimo. Sì. Cioè, lo puoi scrivere con tutte le buone intenzioni e con tutto, puoi stare attento quanto ti pare, ma prima o poi la cazzata la fai. Assolutamente. Io so sì. Opinione. Assolutamente sì. Cioè, o fai una cosetta proprio ta-ta, cade fuga e dici, vabbè, solo per... Però deve essere proprio interazione zero, capito? Una cosa del genere. Se però no, qui c'è un'intera serie basata su questo fatto. Cioè, c'è un'intera serie che si svolge nel passato. E in effetti poi alla fine ci sono delle situazioni ridicole, come ad esempio... quando Q riporta tutti nel futuro, perché sostanzialmente sì, Picard ha superato l'ennesima prova e quindi gli fa un regalo, tra cui ad esempio resuscitare qualcuno che è morto, cose così a caso. Vabbè, dai, madonna. Mo solo perché è morto uno diventa a farsi i problemi. E il nostro Picard e i suoi si ritrovano sempre sulla plancia dell'astronave. Viene interrotto il conto alla rovescia, Picard blocca tutto. E lì c'è una battuta fantastica che ti fa capire queste cretinate sul tempo. Uno dei guardia marina che pilota fa: ma Rios che fine ha fatto? Ma cara mia, tu Rios non l'hai nemmeno mai visto in vita tua. Perché è morto tipo 350 anni fa. E dovresti avere anche un altro capitano. Certo. In teoria, perché... In teoria ci dovresti avere un capitano diverso che si chiama Pippo. Che sta lì. Che sta lì. Sì. E invece no, non c'è. E tu ne cerchi uno che è morto. E poi ovviamente scopriamo l'altra scemenza temporale, che la regina Borg a questo punto, libera di fare ciò che vuole, devono ostacolare un flusso d'energia, sì, vabbè. Una frescaccia, per cui bisogna fare dei mega scudi fra tutte le astronavi della Federazione. Chi è questa regina? Si leva il suo questa specie di elmo, sì. E chi è? La Giurati. Certo, è ovvio, no? Passai solo 350 anni. Certo, che si è rifatta la sua bella collettività e vabbè. E vabbè. No, no, va male. Vabbè perché è finita. Va bene perché ci sarà finalmente un'altra... è finita, sì, la stagione. Esatto. Ci sarà un'altra stagione, sì. Con ancora più fanservice, perché dovrebbero tornare tutti i membri del vecchio equipaggio dell'Enterprise di Picard. E non so che aspettarmi. Nemmeno io. L'unica cosa che spero è che magari Patrick Stewart rinserisce e gli dice: no, raga, io non la faccio un'altra stagione. Cioè, è l'unica soluzione. Basta. Io mi sono stufato di remake, reboot, post-reboot. Sì, va bene, con questo ci avviamo alla conclusione. Quindi abbiamo fatto un po', sì, uno sfogo da fan contro Star Trek Picard. Quindi da parte nostra assolutamente vi sconsigliamo di vederla. No. Se volete cominciare con Star Trek, perché è materia nuova per voi, direi Primo Contatto. Primo Contatto, no, forse Generazioni Primo Contatto. Sì. Generazioni è quella che vede i due capitani che si avvicinano. Sì, e poi ti trasmette più l'essenza di Star Trek proprio, secondo me, in Generazioni. Sì, e poi se volete le serie, però tenete presente che le serie moderne sono... Brutte. Sono brutte, sì. Tutte. Quelle che sono uscite nuove. L'ultima decente è Enterprise. Sì, che però è di inizio... Di 2000. Una quindicina d'anni fa, credo. Inizio 2000, mi sembra. Sì, sì. Quindi c'ha comunque una ventina d'anni. Con questo concludo, ringrazio Emiliano per la sua partecipazione. Grazie a voi. E vi do appuntamento a domenica prossima.